due titoli europei senior, 5 titoli mondiali, 4 da junior, 1 da senior e terzo al campionato mondiale negli obbligatori nel 2015. Dunque, altro importante gara che adesso davvero entra nel vivo per l'assegnazione del titolo nazionale dell'esercizio libero della categoria maschile. Ora vediamo subito le difficoltà di Marco Santucci. Doppio Axel. Reduce da una serie di infortuni, è rientrato l'anno scorso nella specialità degli obbligatori e quest'anno lo ritroviamo nel libero. Leggermente falloso questo triplo rit. Peccato. Triplo Philip, purtroppo. Puntata troppo chiusa e quindi non è riuscito a puntare, a staccare. Coraggioso, eh? L'ha ripetuto immediatamente. Bravo Marco. Ci vuole un certo coraggio per ripetere la difficoltà. Quindi va apprezzato anche questo, eh? È la determinazione sicuramente di voler dare il massimo in questa prova, anche perché qui si può fare fino a 3 ripetizioni di salti doppi e tripli, a differenza dello short che purtroppo, quando uno sbaglia una difficoltà, non può assolutamente ripeterla. Angelo tacco avanti, cambio, tacco indietro. Tolu, anche questo l'arrivo un po' in rotazione. Bene davvero, Marco Santucci, Hockey Club Castiglione, in provincia di Grosseto. Il pubblico applaude per questa prova e questo è un importante ritorno. Il settore maschile segno dunque riacquista un importante personaggio come Marco Santucci. Ho visto anche molto ben interpretata dal punto di vista artistico, poi adesso rivediamo grazie alla nostra regista che saluto, Francesca Portinari, che quindi ci ripropone il meglio di questa esibizione, ecco, di Marco Santucci. È arrivato con l'interno, ha recuperato la combinazione, Turi e triplo flip. Bravo. Sì, Marco si è sempre contraddistinto anche per un'ottima presentazione come stile, è sempre stato molto raffinato ed elegante. È
Ecco il punteggio, intanto balza in testa 9-2-9-1-9-2-9-0-9-2. Abbiamo visto proprio la presentazione e poi 8-9-9-1-9-1-9-0-9-1 per quanto